il rapporto medico-paziente è sempre più importante, sempre più al centro dell'attenzione, perché è la base, perché le cure possono essere realmente efficaci, perché il paziente segue le terapie e perché alla fine la malattia possa essere vinta. Su questo tema è stato realizzato un film che prende il nome di Vite Parallele, che ha come tema la psoriasi e la lotta alla malattia. Ne parliamo con Mara Maccarone, presidente di ADIPSO, quindi l'associazione di pazienti che ha proprio come unico motivo di esistere la lotta alla malattia psoriasi. Allora, Mara, visto che mi hai concesso di darti del tu, senti, un commento sul film che abbiamo appena visto, cosa te ne sembra? Ieri sera ho assistito alla proiezione del film, che ho trovato molto importante per la comunicazione non solo tra medico e paziente, che sta sempre migliorando ogni giorno di più grazie al lavoro di tutti addetti ai lavori, e anche per far capire alla gente comune che questa è una malattia cronica, invalidante, ma comunque non è contagiosa, quindi siamo come tutti gli altri ed è importante dare questi messaggi forti. E la scelta del film anziché del libro, per esempio, di altri modi di comunicare, come ti sembra? Beh, la scelta del film è molto importante, perché si vede il movimento, si vede la malattia in questo caso, si vede l'essere umano come reagisce, gli occhi, la bocca, il modo di fare, il modo di porsi, secondo me è importantissimo. Ecco, nel film, per ovvie ragioni di rispetto della privacy, i medici hanno interpretato sia la parte del medico ma anche quella dei pazienti, opportunamente truccati. Ecco, com'erano questi pazienti? Come ho già osservato precedentemente, i medici hanno fatto benissimo, però sono stati molto più buoni dei pazienti, perché noi siamo più cattivi, nel senso, noi siamo arrabbiati perché uno dice perché proprio a me, siamo tanti, e perché io devo soffrire così tanto, perché devo avere questa malattia che è discriminata ogni giorno nella vita. Quindi è un problema veramente serio, e devo dire che alcuni sono stati veramente importanti e saranno importanti in futuro per gli altri, ma non per noi che siamo malati in un certo senso, ma per chi non conosce, come dicevo prima, questa malattia. Quindi il messaggio che un medico si è messo nei panni di un paziente ti dà un po' di conforto, per dire, bah, finalmente qualcosa succede. Vuol dire che ci tiene. Sì, abbastanza. Senti, allora, il rapporto medico-paziente, diciamo, è sempre più importante, è stato fatto il film, ma cosa fa ADIPSO, che appunto nasce, la cui missione è proprio il favorire la vita dei malati di psoriasi? Cosa fate voi per aiutare il rapporto medico-paziente? L'ADIPSO esiste ormai da 25 anni, quindi ha fatto tanto e continuiamo a fare tanto. E siamo sempre presenti per tutto ciò che ci riguarda, compreso anche questo film, video, che ci è piaciuto perché si parla di noi e ci vuole dare una mano. Poi noi facciamo riunioni regionali ogni mese con i nostri rappresentanti, facciamo congressi, facciamo incontri autoaiuto con gli psicologi, che è molto importante, perché quando un paziente si confronta con un altro simile a lui, lì esce fuori il dialogo e tutto quello che c'è dentro, la rabbia, la gioia, la forza di guarire, la forza di curarsi, cioè diamo informazioni su tutto ciò che ruota intorno alla psoriasi con un ADIPSO News, il nostro magazine, che è veramente molto molto diffuso, oltre 300.000 copie. Però la cosa più importante è che la comunicazione va data giusta, infatti noi diamo informazioni anche sui farmaci, su tutto ciò che ruota intorno a noi e le nostre terapie, e anche sui farmaci di nuova generazione, che sono stati una fortuna per noi. Molti pazienti oggi possono camminare con le proprie gambe, cosa che non facevano prima, e quindi questo è un risultato della scienza veramente. Quindi un messaggio di speranza. Un messaggio di speranza, perché il nostro logo è psoriasi, anche tu hai una speranza, oggi si è avverata. Forse in futuro sarà ancora di più.